Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it. Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days. Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti. Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venice. Fred Film Radio, z vami są Bor Pluterzy. Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska. Fred, the festival experience in 23 languages. Buongiorno, inizia la nostra settimana The Soup of the Day insieme a Chiara Nicoletti e una sorpresa! Abbiamo Ilaria Comarasca con noi anche questa mattina. Buongiorno Ilaria. È incredibile. Buongiorno Ilaria. Che bello avere la Comarasca così presto. E non perché non c'è la Prudenzi che comunque arriverà fra un po', ma perché era libera e allora noi abbiamo subito chiamato la Comarasca, che più tardi, certo, o comunque nei prossimi giorni sicuramente ci parlerà di una delle sue ricette meravigliose, della quale sono molto curioso perché anch'io l'ho fatta quella cosa lì e per cui voglio confrontare. Ma direi di cominciare il nostro appuntamento come sempre ricordando un po' quello che è successo come oggi negli anni passati, l'8 giugno. Che cosa è successo l'8 giugno? Chi è nato anche l'8 giugno? Allora comincerei con ricordare una premiere di un film, anzi due film che hanno insomma piuttosto noti, entrambi hanno avuto la premiere l'8 giugno del 1984. Uno è Ghostbusters, che insomma voglio dire sono passati già 34 anni da Ghostbusters, vi rendete conto di quanto siamo vecchi? Vabbè, io parlo Mamma per mia. Me e lo stesso giorno film epocale esatto, e lo stesso giorno anche i Gremlins hanno avuto la loro premiere, altro film di cui comunque ci si ricorda ancora adesso. Ci è venuta l'ansia per anni, ancora adesso vai a far mangiare qualche animale, anche simile animale domestico, oltre la mezzanotte, no? Mm-mm. Che ne sai cosa può capitare? Assolutamente. Contro l'eroghismo. Come film negli anni 80, veramente. Due film epocali per quel decennio. Infatti. Allora, io poi ho scoperto in vecchiaia, in realtà, qualche anno fa, che tutto nasce Ghostbusters da un'idea di Dan Aykroyd, che era un grandissimo appassionato e studioso di parapsicologia e fenomeni paranormali. Quindi dai suoi studi arriva l'idea di questo, di Ghostbusters, quindi non sapevo che ci fosse un fondamento di realtà e studio poi a un film che appunto è epocale, per la commedia, per il fantasy, per tanti generi, voglio dire, quindi, e che ancora, ecco, si spera in un ennesimo, forse una super reunion, che è stato fatto, l'abbiamo ricordato qualche settimana fa, anche al femminile, diretto da Paul Feig. Direi di ricordare i compleanni di oggi, e vedo che oggi compie gli anni Sonia Braga, che non so quanti di voi ricordano, però io mi ricordo benissimo da quando ero ragazzo e tornavo da scuola e guardavo Dancing Days, che è stata la prima soap brasiliana che è stata trasmessa in Italia, ha avuto un successo clamoroso. Io conoscevo benissimo tutti i personaggi, me li ricordo ancora, guarda, Giulia, che ovviamente era Sonia Braga, che era la protagonista, e poi mi ricordo il padrone della palestra, che si chiamava Ubira Jara, come dimenticare un nome come Ubira Jara. Adesso non so se Ilaria Comarasca e Chiara Nicoletti guardavano Dancing Days, perché secondo me erano troppo giovani e allora non guardavano ancora le soap e non frequentavano ancora il mondo cinematografico, me lo confermate? Te lo confermiamo, anche se cioè voi non avete mai visto Dancing Days? No, oh, no. Mamma mia, che tristezza. No, però bisogna dire, diciamo, a favore o a discapito di Sonia Braga, che la sua carriera oscilla appunto tra la soap e poi invece grandi film cosiddetti d'autore che noi incontriamo ai festival. Io personalmente l'ho scoperta, mi vergogno mediamente a dirlo, l'ho scoperta come fidanzata, come il momento lesbo di Samantha in Sex and the City, e poi dopo l'ho ritrovata protagonista di un film che era in concorso a Cannes, che si chiamava Aquarius del 2016, ah, bellissimo, del brasiliano Kleber Mendonça Filho, e dove lei era proprio straprotagonista, era, certo, un film che abitava in quella casa che doveva essere demolita
e non era l'unica ancora a occupare il suo appartamento e non se ne voleva andare, giustamente, in tutti i modi possibili. Esatto, ha continuato poi a lavorare con questo regista anche in Bacurau, che pure è stato a Cannes, se non mi sbaglio. Quindi ecco, esatto, appunto, una carriera che oscilla tra cose più leggere, diciamo così, e invece film decisamente più impegnativi. Per cui anche, devo dire, brava. Riuscire a fare cose con credibilità. Certo, è una delle poche attrici brasiliane che hanno avuto poi anche una carriera al di fuori del Brasile, anche negli Stati Uniti. Mi ricordo che ha fatto anche delle parti magari minori in tanti film americani. Adesso, per dire la verità, non me ne ricordo uno. Forse voi vi viene in mente Il bacio della donna ragno. Ah, certo, Il bacio della donna ragno, famosissimo, con cui è stata nominata ai Golden Globe nell'86. Comunque effettivamente sia per produzioni nazionali che all'estero, diciamo che ha sempre avuto ruoli in cui è molto femminile, in cui vediamo il suo ruolo, insomma, di simbolo di bellezza e sensualità, ecco. Aveva fatto anche la mamma di Jennifer Lopez, mi ricordava la Gomarasca prima in un film. Ecco. Non sapevo se dirlo, però effettivamente c'è stato un passaggio. Ho appena letto che ha fatto anche un calendario Pirelli. Un passaggio di testimone tra le due, no? Passaggio generazionale. Ha fatto anche un calendario Pirelli, ma pensa a te. Sì. Lasciamo Sonia Braga e ricordiamo invece che oggi era nato anche un grande attore italiano che si chiamava Gastone Moschin, che ha un curriculum di film lunghissimo e che ci ricordiamo. Veramente. Per, non lo so, per tanti titoli, ma per esempio per Amici miei, vero Ilaria? Assolutamente, che è uno dei miei film preferiti, appunto, film di Mario Monicelli in tre atti, in cui lui interpreta il Melandri, uno di questi appunto audaci cinquantenni che sono sempre pronti per partire all'avventura. Insomma, con delle supercazzole e altri effetti. Supercazzole o supercazzole, scusami? Io dico supercazzola, però tu, Chiara? Il dubbio. E anche io, però adesso mi chiamo fuori, non voglio, già ne ho sbagliate tante dopo Dalida. Io non voglio più subire, essere vessata. Ma no, da la voi. Supercazzola con svoltamento a destra. Ok, va bene, dai. E allora, oltre a Gastone Moschini, che purtroppo non è più con noi, non è con noi neanche un grandissimo regista italiano che era Luigi Comencini. Sì, qua siamo in piena fase di cinema, storia del cinema italiano. Ha diretto grandissimi attori e a loro volta registi come Vittorio De Sica ed insieme al citato Monicelli, no, Ilaria, direi che, e non solo, è uno dei maestri della commedia all'italiana sicuramente. Anche che ha saputo descrivere un'epoca ed è che sempre stato molto amato dal pubblico, cioè tutti i suoi film sono anche sempre stati molto molto popolari. Non possiamo non citare Pane, Amore e Fantasia con la mitica Lollo, certo, per esempio, ma ce ne sono tantissimi. Luigi Comencini, che... Poi volevo solo aggiungere che comunque ha avuto anche quattro figlie, tutte e quattro erano rimaste nel circuito del cinema italiano, due registe, una produttrice, insomma... Certo, perché anche il papà di Cristina Comencini e di Francesca Comencini, vero? Esattamente, esatto. E Paola Comencini che è stata produttrice. Allora... Direi di chiudere ricordando invece anche un'attrice americana che invece è ancora con noi, anzi le auguriamo lunga vita, ovvero Julianna Margulis, o Margulis come dicono gli americani, che ha fatto due parti storiche delle serie televisive che ci ricorderemo negli anni, che ci ricordiamo negli anni perché purtroppo ormai entrambe le serie sono finite. Una era ER, giusto? Dove faceva una brava infermiera e l'altra faceva la brava moglie. La brava moglie, The Good Wife, esatto. La brava moglie e la brava avvocatessa anche. Esatto. Ma pensa che ho letto che le avevano offerto, quando lei ha deciso di lasciare ER, hanno tentato di tenerla in tutti i modi, e le avevano offerto un contratto da 27 milioni di dollari.
che allora era il compenso più alto che era mai stato proposto, offerto ad un'attrice di serie televisiva, e lei comunque ha rifiutato ad un certo punto. Devo dire che se l'è rischiata, perché voglio dire è andata benissimo con The Good Wife, ma tanti altri colleghi illustri, amatissimi in serie TV come IAR, quindi grandissime serie TV che hanno fatto la storia della serialità, poi non sono riusciti a uscire e a spiccare il volo dopo quelle parti importanti. A parte George Clooney, che comunque ha fatto bene anche lui ad andarsene. Ma dico, a parte IAR, dico in generale, ecco, uscire da una serie TV così famosa è sempre un rischio. E ho visto rimanere e ho typecasted, esatto, e poi è difficile uscire da quel ruolo. Quindi ha deciso di lasciare The Good Wife, ma poi è stata fatta anche una costola che non mi ricordo come si chiamava, The Good Fight, dico bene? The Good Fight, sì. Sempre con parte del cast. Con Christine Baranski. Fra cui Christine Baranski, esatto. E adesso cosa sta facendo? Ha visto che sta facendo, ha fatto comunque delle serie che magari da noi non hanno avuto distribuzione, non sono ancora molto conosciute, però in questi anni lei ha continuato a fare delle miniserie negli Stati Uniti. E ha anche un marito più giovane di lei, come capita a volte. Brava. E insomma, speriamo che ritorni presto in uno dei suoi ruoli iconici, perché è una ha vinto un sacco di premi. Insieme. L'abbiamo detto insieme, l'ho imparato da te, iconico, perché lo dici in continuazione. Spoletti Nicoletti. Spoletti Nicoletti. Ilaria, vuoi aggiungere qualcosa su tu che sei la più, come dire, colta dal punto di vista cinematografico, no, indipendente, però, essendo distributrice, essendo... Grazie per questo epiteto, ma no, volevo ricordare un altro compleanno appunto di oggi, è l'8 giugno, che è quello di Fabio Grassadonia, che insieme a Antonio Piazza ha fatto appunto, è stato coregista di una bellissima opera prima intitolata Salvo, e anche di The Sicilian Ghost Story, che è stato il primo film italiano in apertura della settimana della critica al Festival di Cannes l'anno scorso, ed era due anni fa, credo. Sì. Bene, quindi facciamo anche gli auguri a Fabio Grassadonia. A Fabio Grassadonia, sì. Va bene. Tano Doc. Concludiamo qui il nostro primo spazio della giornata. Iniziamo con la prima canzone di oggi e poi continua il nostro The Soup of the Day. E come sempre vi informiamo su quello che succede nel mondo dei festival del cinema, e parliamo dell'Ischia Film Festival, che ha comunicato che è la 18ª edizione. Siamo già arrivati alla 18ª edizione, si svolgerà fra il 27 giugno e il 4 luglio in una versione ibrida tra eventi, quindi in presenza, e una parte online, vero Angela? Sì, ha cominciato l'Ischia Film Festival a raccontarci quali saranno le opere che potremo vedere o che vedranno coloro che andranno a Ischia tra, come hai detto tu, il 27 giugno e il 4 luglio. I primi titoli a essere rivelati sono stati quelli dei cortometraggi che sono stati scelti seguendo una linea che va dall'impegno sociale alla riflessione intimista. Sono molte le opere, sia di animazione che di fiction, che raccontano, che percorrono quasi una sorta di viaggio intorno al mondo, toccando molti paesi, dalla Corea del Sud al Brasile, all'Islanda, all'Iran, all'Italia ovviamente. Cortometraggi di varia durata, tra l'altro con un atto così coraggioso, nella sezione cortometraggi sono stati inseriti anche dei titoli che vanno ben oltre i canonici, così di solito 25 minuti, perché di solito oltre non si va, e invece sono opere che vanno oltre, addirittura una di 52 minuti. Insomma, sono curiosa di capire questa ragione, ma probabilmente perché hanno visto delle cose talmente belle che giustamente hanno voluto dare spazio a tutte. E infatti il direttore del festival, che è Michelangelo Messina, dice: abbiamo
abbiamo voluto aprire ai diversi linguaggi del cinematografici, dalla fiction al cinema del reale, anche appunto togliendo un po' quella barriera della durata, non superando però i 60 che li farebbero scattare i film oltre appunto la come dire, la gabbia del cortometraggio in assoluto. E i film appunto sono molti, come abbiamo detto, alcune anteprime italiane, ma anche un'anteprima mondiale, alcune anteprime mondiali, perché ad esempio c'è un film iraniano che si chiama Dreamless Sleep di Fouad Asadi, e appunto lo vedremo per la prima volta a Ischia, ma anche avremo la possibilità di vedere o di rivedere Inverno di Giulio Mastromauro, che ha appena vinto il Davide per il miglior cortometraggio del 2020, quindi insomma un film di quelli da non perdere assolutamente, e poi tante altre anteprime, ad esempio Il vaccino di Edoardo Ferraro, un'altra anteprima mondiale. E insomma credo che di motivi per andare ad Ischia ce ne siano parecchi. Tu sei mai stata ad Ischia? 27 giugno, 4 luglio. Sì, a Ischia sono andata. Io no. Secondo me devo andare. Isola. Infatti. E poi è molto bella questa foto che hanno fatto per pubblicizzare il festival, dove si vede un molo e poi dei segnali stradali, delle frecce che indicano delle varie località, e c'è tipo dove hanno messo il nome dei vari festival. Festival del cinema di Roma, tipo 270 km, Festival di Cannes 972 km, Berlin Film Festival 1752 km, Festival di Venezia 775, e poi dall'altra parte Ischia Film Festival 100 metri. Invece, infatti, è molto carina. Sì. Va bene, grazie Angela, noi continuiamo il nostro programma del mattino, ci ascoltiamo una canzone. Come vi abbiamo ricordato qualche giorno fa, venerdì si è aperto il Biografilm, e il Biografilm di quest'anno è stato aperto da un film di una regista italiana che abbiamo la fortuna di avere con noi questa mattina, che è Valentina Pedicini. Ciao Valentina, benvenuta. Ciao, buongiorno e grazie a voi. Allora, Faith è il film che ha aperto il Biografilm, è un film che ha già una sua storia, perché è già passato in festival prestigiosi, è andato all'ITFA, alla Berlinale, ha vinto il premio come miglior film al Festival del Documentario di Barcellona, e per cui insomma adesso arriva finalmente in Italia ed è un film di cui già si parla tantissimo. Io devo dire, non ho ancora avuto l'opportunità di vederlo, ma ho letto delle recensioni che ne parlano benissimo, per esempio una su Variety. Allora, di cosa parla Faith? Vorrei che ce ne parlassi un po' tu. Quello che ho capito io è che tu sei tornata in una comunità, in una piccola comunità nelle Marche, dove eri già stata nel 2008 per girare un cortometraggio, e in questa piccola comunità quasi di clausura, dove vivono dei monaci che così impiegano la loro vita fra la religione, l'attività fisica e la musica techno. Dico sì. Bene? Allora, dici benissimo. Raccontaci un po' di questa esperienza, che deve essere stata molto, come dire, unica e formativa anche per te, perché se ho capito bene ci sei stata 5 mesi. Sì, sono stata, come dici tu, sono stata 4 mesi e mezzo con loro, io insieme alla mini troupe che ha dato Faith, quindi il direttore della fotografia, il fonico e un assistente camera. È stato un'esperienza straordinaria, durissima e meravigliosa, sia perché mi ha permesso di tornare sul luogo del delitto, diciamo, perché come avevi annunciato io ho girato sulla comunità dei Guerrieri della Luce un cortometraggio 11 anni fa, mentre frequentavo la scuola di cinema di documentario a Bolzano. Era il mio primissimo film e insomma ebbi la fortuna di imbattermi in questa storia, ma allora non ero pronta da un punto di vista emotivo e da un punto di vista soprattutto registico ad affrontare quello che mi sembrava già, insomma, in quel periodo una cosa che mi chiamava in qualche modo e che poi insomma mi ha riportato lì 11 anni dopo. Sono, come hai detto, una comunità, una famiglia sui generis, vivono insieme da 20 anni in questo monastero, praticano le discipline orientali, le arti marziali e la preghiera, e lottano per un mondo diverso, per un mondo giusto. La cosa che, diciamo, che non amano e che ho capito
stando lì con loro, è la definizione di clausura, perché hanno comunque alcuni contatti con il mondo, soprattutto nell'ultima fase della comunità hanno fondato un'associazione per cui lavorano all'esterno, aiutano delle famiglie in difficoltà, però è ovviamente una forma di isolamento, nel senso che hanno progressivamente abbandonato quelle che loro considerano le insidie del mondo esterno per concentrarsi maggiormente sulla meditazione e sul miglioramento di se stessi. E questo, diciamo, è la base di partenza di Fate, che poi è diventato ovviamente, dopo 5 mesi di convivenza, un film che credo, spero, parli di tanto altro. Non è un documentario di cronaca, non è un semplice documentario osservativo, è un documentario che si è lanciato una sfida grande, che è quello, senza giudicare, di raccontare una scelta coraggiosa, radicale, forse incomprensibile agli occhi di tanti, e di farlo proprio attraverso, insomma, un linguaggio cinematografico molto forte e rigoroso, così come forte e rigoroso sono le scelte che hanno fatto questi ragazzi nel decidere di vivere in questo modo. Ma come hai fatto in una comunità che comunque, come dire, rigetta le forme di comunicazione, no? Non ci sono computer, non ci sono telefonini, e ad essere accettata e a diventare trasparente, perché in qualche modo credo sia stata quella la sfida anche, riuscire a riprenderli come se tu non ci fossi. Esatto, è stata questa la grande sfida, più grande, come dico spesso negli ultimi tempi, ma perché lo penso veramente, lo abbiamo pensato mentre lo facevamo, durante la fase di montaggio, dopo. Fate è stato un film di grandi sfide e un po' una somma di tutti i problemi e le cose meravigliose che il cinema del reale tipo porre davanti, no? Il rapporto con i protagonisti di un film, la questione del non giudicare, l'intromissione nella realtà, e soprattutto quello che è la grande sfida dei documentaristi, cioè poter diventare invisibili ed avere l'accesso privilegiato a un mondo così chiuso e così particolare. Nel mio caso credo che abbia tanto sia stato il tempo trascorso all'interno della comunità. Noi stavamo tantissime ore con i monaci, con i ragazzi, con il maestro, una media di 12-14 ore al giorno, per poter girare magari un'ora buona, e non perché ci fossero cose messe in scena, ma perché cercavamo di raccontare la verità, e per fare questo era necessario sfondare soprattutto un muro, che è quello dell'intimità, no? Che è la cosa più difficile da ottenere nel film. Credo che abbia influito molto anche il fatto che io abbia girato su di loro 11 anni fa, e quindi il mio ritorno è stato visto in qualche modo come una forma di coraggio, di voler concludere qualcosa che era stato lasciato in sospeso, perché così era, quel cortometraggio era appunto era un appuntamento che io mi ero data, non sapevo quando, ma sapevo che sarei tornata da loro, e così è stato. A Berlino non potevamo saperlo, ma in realtà poi ci siamo trovati, nostro malgrado, a fare un'esperienza, chiamiamola così, ecco, dispregiativamente, di clausura. Allora mi chiedevo, la tua esperienza con loro per forza devi averti un po' cambiato. Molti hanno detto che il lockdown ci ha portato a fare i conti con noi stessi, nel bene e nel male, no? Le nostre grandi contraddizioni. Ti è servita la tua esperienza e la lezione della clausura, tra virgolette, di Fate in questo particolare momento storico? Assolutamente sì. Uno, devo dire, quando è iniziato, diciamo, il lockdown, la clausura, ho pensato in qualche modo che avevamo fatto quasi un film profetico, che preannunciava, perché veramente Berlino è stato, no, l'ultimo festival, diciamo, in presenza, e Fate, insomma, era appena uscito. E per quanto riguarda me personalmente, assolutamente sì, hai proprio centrato il punto, ed è stato così emotivamente, è stato un viaggio che mi ha cambiato, e mi ha cambiato anche tanto da un punto di vista lavorativo. Noi siamo stati, sono stati 4 mesi e 4 mesi in un tempo sospeso come quello, appunto, senza i mezzi di comunicazione, senza il contatto con l'esterno, che può voler dire, appunto, no, un giornale, un tempo legato al telefono, mi ha veramente portato, da una parte, a una grandissima forma di concentrazione, questo sì,
mi ha fatto, io parlo al plurale perché comunque eravamo una piccola comunità all'interno di una grande comunità a girare questo film, e ci ha fatto sentire anche soli, a volte stanchi, e poi no, nuovamente fiduciosi di riuscire a portare a termine il film. E però la cosa più grande per me è stato il cambiamento proprio che ha generato su di me, sia emotivamente che lavorativamente. Cioè, io ho scoperto tante cose anche rispetto a chi sono come regista, e credo che questo sia impagabile, cioè proprio sul linguaggio e sul... è stata veramente un'esperienza di vita, questo sì. Scusa Valentina, ma quindi quando voi siete stati lì a girare vi siete isolati anche voi? Cioè neanche voi non usavate i telefonini e non avevate contatti Internamente noi abbiamo rispettato le regole che erano giuste da rispettare, perché appunto era entrare con grande rispetto in casa altrui, e quindi fra le regole c'era, oltre al vestirsi di bianco, e quella di non portare internamente cellulari, giornali, e non fumare, che è stato diciamo una delle grandi cose insomma che ci ha colpito, con delle concessioni che il maestro appunto a noi ha concesso delle cose. Poi vivevamo, non dormivamo in all'interno del monastero, vivevamo in un posto lì vicino, perché quello era fondamentale per in qualche modo tutelare anche il film, no? Era il nostro modo perché tornavamo a casa e ovviamente continuavamo a lavorare, a riguardare il materiale, a pensare a quello che c'era successo, a quello che ci sarebbe successo il giorno dopo. Però sì, internamente noi abbiamo vissuto esattamente come loro, sì. Impegnativo, credo. Ci dobbiamo fermare un istante, c'è il momento di una pausa con una canzone e ritorniamo fra poco. Siamo insieme a Valentina Pedicini che ci sta parlando di Faith, il film che ha aperto il Biografilm, che credo sia disponibile peraltro, ma ce lo dice lei fra poco. Nel Morning Show di Fred Finn Radio stiamo parlando con Valentina Pedicini, regista di Faith, che è ritornata al documentario dopo una parentesi alla fiction con Dove cadono le ombre, se ricordo bene, dico bene, è ritornata al documentario in maniera seria, voglio dire, perché è stato, mi sembra, un'impresa che ha richiesto una dedizione completa per poter girare all'interno di questo monastero. Vale, ti chiamo Vale ormai come se fossimo amici. Grazie. Ho letto sulla stampa, su alcune recensioni straniere, che in realtà loro parlano di setta, dicono all'interno di una setta, che ha un valore spesso dispregiativo. E vorrei sapere se è effettivamente una setta, o se in realtà mi sembra di capire che il documentario non giudica, no? Espone la loro vita, la loro situazione. E vorrei ricordare che mi sembra di capire che questa comunità è stata fondata da un maestro di Kung Fu ed esiste da più di 20 anni e nelle Marche. Appunto, vorrei sapere cosa ne pensi sulla questione di setta o non setta. Sì, io credo che ci sia stato ovviamente credo che all'estero questa cosa sia, ma perché hanno anche un'abitudine al mondo settario molto più forte, no? Quindi è stata immediatamente identificata come una setta, e in più, come dicevi tu, in modo di dispregiativo, cioè con tutte le cose negative che possiamo immaginare di una setta. Io, perché li ho conosciuti e perché la grande sfida di Fate è stato proprio quello di raccontare una realtà a cui non siamo abituati, radicale, a cui non si può avere accesso. Non ho mai usato questo termine per definirli, perché non penso che sia quella la natura che li rappresenta, e ho sempre parlato appunto di comunità, perché sono così, oltre al definirsi così lo sono, e di una famiglia non convenzionale, ed era questo per me fondamentale, raccontare appunto una scelta di vita che unisce più persone, che però non ha appunto quelle caratteristiche, poi una scelta di vita assolutamente no, come dire, io non ho giudicato, e tutto il grande lavoro è stato quello di non giudicare, pur sapendo che invece il film sarebbe stato visto e giudicato, e che anche la comunità sarebbe stata esposta a giudizi feroci. Questo, diciamo, ero pronta, ero preparata, e ho preparato anche
il maestro e i ragazzi della comunità a questa possibilità, che un film ha una risonanza molto diversa, no? E che comunque loro sarebbero stati esposti a una serie di cose. Però non riesco a definirli in questo modo, perché non lo sono, perché li ho conosciuti, e anche perché credo che sia limitante anche rispetto al, diciamo, all'impresa che è stata Fate, che è proprio quella di non fare un reportage giornalistico, ma di fare cinema raccontando una storia diversa, una storia magari contraddittoria, difficile, e so che insomma Fate genera anche tanto entusiasmo da quello che vedo, ed è stato molto bello nei festival, nelle recensioni, ma anche tante riflessioni, tante critiche, e quindi un film scomodo in qualche modo, e lo sapevo, ecco, non pensavo, però è il mio cinema un po', credo, di poterlo dire, cioè è anche il cinema che amo i film scomodi. Però il riscontro della critica mi sembra assolutamente positivo, no? Per cui direi che credo sia una bella soddisfazione, no? Anche il fatto di essere già stata selezionata in festival importanti. Chiara, vuoi andare avanti? A proposito di festival, esatto, io avevo una curiosità in realtà, perché a proposito di festival, appunto ora abbiamo parlato di questa percezione di setta, io ricordo anche con la chiacchierata insieme agli altri giornalisti, ognuno, anche gli italiani, ognuno ci aveva trovato sfumature diverse. Ricordi nel tuo percorso festivaliero qualche commento che ti ha colpito di più, in positivo o in negativo? Qualcosa che, ecco, ti ha stupito nella percezione del tuo film da parte di un pubblico che non è magari quello italiano? Allora, devo dire che ovviamente il Biografilm è una grande sorpresa, un grande onore, ed è anche l'anteprima italiana, quindi come dicevi tu, Fate fino adesso ha avuto per lo più una circolazione bella, sorprendente, di cui siamo molto felici, orgogliosi, straniera. E la critica è, al di là appunto di questo, è unanime ed è stato un non lo so, io non avevo percezione di quello che avevamo fatto veramente, quindi c'è stata una grande sorpresa rispetto a Fate. Fra le cose che mi hanno colpito di più, sicuramente devo dire, io penso che Fate sia stato capito, ed era nei festival, no? E dalla critica, e che è una cosa, diciamo, importante, ma quindi ho una sensazione positiva rispetto a tutto quello che si è mosso intorno a Fate. Quello appunto che mi ha molto colpito è stata la facilità con cui, diciamo, è stato considerato questo mondo un mondo settario, e che appunto un po' mi ha stupito, ma perché ci sono, come dici tu, molte più sfumature, ecco, e penso appunto che Fate le racconti con quella scala di grigio che c'è tra quel bianco e nero così coraggioso che abbiamo cercato di usare. C'era anche il tentativo di raccontare, no, una scala di grigio. E sono molto curiosa di sapere come verrà preso in Italia, ecco, questo sì. Il Biografilm è il primo lancio italiano, e sono curiosa del rapporto con il pubblico, perché è quello che mi ha un po', ho letto dei commenti, invece mi ha spaventato un po' di più, mentre la critica continua a essere anche in Italia molto a favore di Fate, il rapporto con il pubblico, diciamo, sono un po' più curiosa di vedere che cosa accadrà e come verrà percepito il film. Ma si prevede già una distribuzione? Speriamo di sì. Speriamo di sì, perché ovviamente siamo, no, come tutti, siamo tutti bloccati, e adesso si stanno rimettendo, insomma, in moto un po' di cose, quindi c'è la speranza di una distribuzione mirata, piccola, come giusto per un documentario così, e speriamo bene. Vorrei un attimo velocemente ritornare sul discorso della setta. Io penso che, se di nuovo, senza averlo ancora visto, se si considerassero tali, probabilmente non avrebbero certamente voluto o lasciato che una troupe li riprendesse, no? Nella loro day by day, cioè nella loro vita quotidiana, per cui già questa mi sembra una cosa assolutamente positiva. Mi incuriosisce molto, perché Valentina va molto nell'intimità di queste persone, cioè ci sono tutte le loro positività e anche tutte le loro contraddizioni, si sono fatti, ecco, veramente riprendere in toto, comunque quella è la percezione, la sensazione dello spettatore, per cui sono, ecco, no,
Grazie Chiara per... anche ad essere criticati. Esatto, no, ma ti ringrazio perché questo, perché è stato veramente, quando lo dico non è retorica, è stato veramente un viaggio meraviglioso ma difficilissimo, e proprio alle radici del cinema del reale e del cinema documentario, e veramente loro non hanno nascosto niente. Questo, cioè, non solo diciamo tutto quello che c'è in Fate è vero ed è accaduto davanti ai nostri occhi, ma loro hanno avuto comunque il coraggio in qualche modo di mettersi totalmente a nudo, e quindi se avessero avuto, come dire, qualcosa da nascondere, credo che non avrebbero permesso un accesso alle loro anime, non soltanto, no, alla loro quotidianità, proprio alla loro intimità e alle loro anime così, così forte. Ecco, anche il discorso della musica techno credo sia reale, no? Non è stata aggiunta in post-produzione, è proprio parte della loro esperienza quotidiana. Non solo è tutta musica del, diciamo, della comunità, ma è fra l'altro è tutta musica impresa diretta, su cui poi è stato fatto un grandissimo lavoro di suono, però perché per loro la musica è un elemento fondamentale, non è un elemento accessorio, serve non solo per gli allenamenti ma anche per una forma di crescita spirituale. E quindi mi è sembrato giusto, all'interno proprio del rigore che avevo scelto nel raccontare la loro verità, che anche la musica facesse parte e fosse totalmente loro. Ci sono soltanto degli interventi del compositore, di Federico Campana, in alcuni punti del film, che però arrivano comunque dall'uso delle campane tibetane che loro, di cui insomma loro si servono in alcune serate, in alcune pratiche. Quindi comunque tutta musica, diciamo, diegetica, e soprattutto moltissima impresa diretta, quindi grande onore anche al montatore del film di Fate e ai montatori del suono che si sono trovati un materiale, insomma, difficile e meraviglioso da gestire, ecco. Vale, prima di lasciarti andare un'ultima curiosità, in realtà confesso che in una nostra chiacchierata non ufficiale mi hai detto a un certo punto: Fate forse è il film più femminista che ho fatto. Come me la elabori? Come te la elaboro? Che mi sono resa conto che io non ho fatto tanti film, però sono state delle tappe importantissime nella mia vita, no? Mi sono sempre detta che facevo film su personaggi femminili in contesti ostili: Patrizia, l'ultima minatrice italiana, e il cortometraggio era un autobiografico su questa ragazzina che insomma sceglieva da quale parte del mondo stare, rivelare la propria identità sessuale, l'ultima, diciamo, sopravvissuta a un genocidio in dove cadono le ombre. E quindi ho sempre pensato di fare in qualche modo un cinema femminista e militante, e poi mi sono resa conto che Fate, che è un film che ha del machismo in sé, nelle formule adottate all'interno della comunità, in realtà è forse il vero film femminista, perché riguardandolo mi sono, come dire, resa conto che il mio sguardo sul femminile all'interno della comunità è uno sguardo pieno di amore, di attenzione e di coraggio, di orgoglio e di incitamento alla, nel senso più bello del termine, alla ribellione. E quindi forse sì, forse Fate, che apparentemente è un film, come dire, molto muscolare, molto fisico, in realtà credo che sia un film femminile e femminista, sì. Va bene, grazie a Valentina. Grazie. Pedicini, regista di Fate, che ha aperto il Biografilm, che vi invitiamo a vedere appena sarà possibile. Non so se si può ancora vedere sul sito del Biografilm, credo di no, perché comunque credo hanno delle finestre ben definite, no? Come nelle proiezioni in presenza, però insomma è uno dei documentari da vedere, ricordatevelo. In bocca al lupo per tutto, e spero che ci vedremo prima o poi a qualche festival, anche perché mi sembra di capire che sei un ospite molto richiesta nel circuito festivaliero. Noi continuiamo il nostro appuntamento di questa mattina e con un'altra canzone, poi continua il nostro Soup of the Day fino a circa alle 11:15. Grazie infinite, grazie a voi. Grazie a te, ciao ciao ciao.
The Soup of the Day, il morning show di Fred Fin Radio. E non so se avete letto, non so Angela se hai letto questa notizia che riguarda la presidente della giuria della prossima mostra del cinema di Venezia, che speriamo possa venire al Lido appunto per assolvere al suo compito, però ha avuto così, diciamo, un incidente domestico. Ma sì, l'ho letto, guarda, mi sono presa uno spavento perché ho detto no Kate, ma che cosa ti metti a fare? Giochi con la motosega durante il lockdown? Sì, no. Cioè, voglio dire, non l'aspirapolvere, non la friggitrice, la motosega. Ma cosa sì, faceva? Però questo la dice lunga sul carattere di Kate. Sì, perché, infatti, guarda, più di tanto non sorprende, perché secondo me lei è una che è una forte, così, una che fa qualsiasi cosa, che non ha paura di dedicarsi al fai da te. Non so cosa doveva fare, forse doveva tagliare. Questo non l'ha specificato. Però ha detto: ma ho avuto un piccolo incidente con la motosega. Ma sì, insomma, una cosa che può sembrare emozionante, in realtà non lo è stato. Ci credo che non lo è stato. Anche perché si è ferita, ma la testa, capisci? Cioè, poteva veramente trasformarsi in una tragedia questo incidente. Ma pazzesco, infatti. Comunque, dai, per fortuna che sembra che non si sia fatta niente, cioè si sia ferita, ma in maniera non grave, sembra. Anche perché sì, con la motosega era facile che ci fosse un risvolto. Non aprite quella porta, insomma. Infatti. Lei ha aperto la motosega. L'ha accesa. E non è la tua vicina di casa, vero? No, ma credo che viva nel Kent. Infatti, nel sud. Sì, lei ha una casa. Cambridge Wells. Ma comunque è australiana lei, però ha questa casa in Inghilterra. Lei è australiana, certo. È da un paio di stagioni. E avrà una casa con giardino, un parco, evidentemente. Chissà, perché se aveva la motosega forse voleva tagliare qualche albero. E se era corto di personale. Infatti. Chi è che taglia forse gli alberi? Vabbè, speriamo, insomma, di vederla in forma al Lido e soprattutto che non gli venga più in mente di fare qualcosa del genere, anche perché poi ti immagini andare, anche questo lo dicevano purtroppo durante, lo dicono ancora, durante il periodo del lockdown è meglio, insomma, fare attenzione e stare lontani dal pronto soccorso, perché insomma gli ospedali hanno altro a cui pensare. Quindi non so lei come le è andata, se poi si è curata da sola o meno. Va bene, grazie Kate, giù le mani dalla motosega, giù le mani dalla motosega. Noi continuiamo con la musica nel nostro appuntamento del mattino. Come passiamo la serata questa sera? Che cosa possiamo guardare alla televisione? Ce lo dice la nostra meravigliosa, stupenda, fantastica lidense Angela Prudenzi. Dal Lido che cosa posso consigliare? Ecco, consiglio un film per tenersi su, cioè dalle emozioni forti. Scarface di Brian De Palma, film del 1983 che va in onda su Iris alle ore 21. Film di cui si è parlato a recente perché è stato annunciato da pochissimo il remake che sarà firmato da Luca Guadagnino, per cui insomma questa è un'occasione per rinfrescarsi le idee e la memoria e poi aspettare questo remake. Tra l'altro, come sappiamo, il film di De Palma era già a sua volta un remake, perché lo era di Scarface, lo sfregiato di Howard Hawks, film del 1932. Entrambi i film sono ispirati alla figura di Al Capone, che però nel film di De Palma si chiama Tony Montana. Ve lo ricordate, no? Quel Tony Montana lì era Al Pacino, accanto a lui una meravigliosa Michelle Pfeiffer. E cosa faceva Tony Montana? Beh, insomma, che cosa fa un gangster? Ammazza, insomma. Il suo lavoro è quello. Il suo lavoro è quello, insomma. Di Tony Montana credo che ognuno di noi si ricordi anche quella meravigliosa casa, insomma, quella villa con quell'arredamento chiccissimo nella quale si muoveva, che è stata ripresa e citata poi in Gomorra, romanzo e film, perché molti camorristi napoletani si sono rifatti fare quella, non proprio
proprio quella villa, comunque quasi quella villa, perché ah, sì? Per loro era un simbolo. Non lo sapevo, ma dai, si sono ispirati alla a quella villa per avere la loro... Si sono ispirati a quella villa, esattamente. Ora non so se questa è una, è una nota di merito, direi di no, però... In effetti... Però è interessante saperlo, dai, e poi diciamo, come nota di costume, assolutamente. Infatti, e poi comunque è interessante, secondo me, vedere Scarface in vista dell'appunto del prossimo remake di Luca Guadagnino, così quando guarderemo quello saremo preparati per poter fare i confronti e criticare adeguatamente, se sarà il caso. Ma no, dai, io lo sai, l'ho già detto perché ne abbiamo parlato, insomma, Luca Guadagnino non farà sicuramente un remake, partirà dalla storia di Scarface per costruire poi il suo mondo come fa sempre, insomma, no? Come ha fatto con la piscina, che è diventato Big Splash, fatto un Suspiria, insomma, lui è un... Lui ricrea, reinventa, insomma, quindi non penso che farà un remake. Va bene. L'altro film invece, di oggi? Ecco, di cui probabilmente nessuno avrà voglia di fare un remake, perché, insomma, lavorazione lunghissima, problematica, anche viste le ostilità del territorio in cui è stata girata, è Revenant di Alejandro González Iñárritu, ambientato nel 1823 tra i cacciatori di pelle, e tra questi cacciatori c'è anche Leonardo DiCaprio, che deve sopravvivere a un territorio più che ostile, che è quello del Nord Dakota, in pieno inverno, con temperature che, insomma, che non voglio immaginare, e deve anche in qualche modo vedersi alla caccia che si stanno vicenda il cattivissimo Tom Hardy. Il film è stato per Leonardo DiCaprio una vera fortuna, perché finalmente nel 2016 gli ha portato il tanto agognato Oscar, che poi ha premiato anche la regia di Iñárritu e la fotografia. Insomma, dopo tanto tempo ce l'ha fatta il nostro Leonardo. Sì, anche se forse... Che dici, Federico? Insomma, dico una cosa forse sconveniente, mi sono annoiato moltissimo guardando Revenant. DiCaprio è sempre bravissimo, per cui era ora che lo vincesse. Detto questo, secondo me è stato meglio in altre interpretazioni, non lo so, però magari questa è una mia idea, sai? No, io sono abbastanza d'accordo. Io avrei dato l'Oscar a Tom Hardy, che invece non l'ha preso, perché era un super cattivo fantastico. Anche Tom Hardy è sempre bravissimo. Però siamo stati poi tutti contenti che DiCaprio abbia finalmente vinto l'Oscar, no? Perché, insomma, dopo tutti quegli anni, dopo tutte quelle nomination che ha avuto, ma sì, sempre lì, no? Gli toccava sempre stare seduto nella poltroncina. Non lo facciano mai alzare, è arrivato al momento giusto. Detto questo, tra Scarface e Revenant, penso che guarderei Scarface, tutto sommato, anche se Revenant... Anche è, io, un po' di adrenalina. Sì, insomma, anche se comunque Revenant è un bellissimo film, poi appunto ha vinto diversi Oscar, insomma, non lo so, dipende un po' da quello che volete... Sono anche un po' più o meno in contemporanea. Anche dall'umore, no? Anche dall'umore, perché Revenant è un pochino più contemplativo. Io comincerei... Scarface non lascia molto... Sì, comincerei con Scarface alle 21 e dopo avete un quarto d'ora per cambiare canale, se per caso non siete soddisfatti. Va bene, grazie Angela. Ci ritroviamo più tardi o domani. E come sempre, grazie per i tuoi preziosi consigli. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento di oggi. La Gomarasca è ancora qui con noi, vero Ilaria? Ci sei? Pronto? C'è ancora? Chiara ovviamente non ci ha mai lasciato, e però ci ha già lasciato per oggi Angela Prudenzi, e quindi salutiamo anche per suo conto e grazie per essere stati con noi. Vogliamo aggiungere qualcosa in chiusura? Intanto no, ringraziamo Valentina Pedicini e speriamo di poter vedere presto Faith anche in Italia. Quando arriverà, speriamo presto. Cos'altro vogliamo dire? Stasera in TV l'Angela ci ha ricordato che ci sono Scarface e Revenant. Voi fra i due quali scegliereste?
Scarface, una scelta diversa. Anch'io credo Scarface. No, io Scarface tutta la vita. Revenant l'ho apprezzato per la fotografia, per l'interpretazione di Leonardo DiCaprio, ma that's it. That's it. Quella scenetta non da rivederlo, è sbranato dall'orso. No. Almeno io no. Scusa Ilaria, non ti abbiamo chiesto com'è la situazione a Parigi, tutto bene? Siete liberi di uscire o siete ancora nuvoloso? Sì, a parte un tempo nuvoloso. Ma come va il lockdown? Siamo in fase finale? Siamo in fase che ormai non se lo ricordano più. Ah sì? Che siamo in una pandemia. Nel senso che si esce come niente fosse? Sì, si esce. Con mascherina o senza? Personalmente io la metto solo per andare nei negozi eccetera. È obbligatoria nella metro. No, perché qui in Inghilterra sono stati 2 mesi a discutere sul fatto se la mascherina servisse o meno, e adesso ancora non l'hanno resa obbligatoria, però hanno detto che sui mezzi pubblici bisogna metterla, che trovo perlomeno, almeno se sono decisi a fare quello. Civile, infatti. Vabbè, grazie per essere stati con noi, grazie per averci ascoltato, grazie a Ilaria, grazie a Chiara, grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo programma. Noi ritorniamo domani a partire dalle 10 per il nostro The Soup of the Day. Ciao. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ci mancava il saluto francese, grazie a Gomarasca, e il saluto alla modalità Carrà da parte della Nicoletti. Ciao. Ciao. Benissimo, a domani. Ciao. Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider. This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti. Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes. 簡単にその先生の作品のあの紹介を I'm Ben Confi, Fred Film Radio. Michael Maragon. Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.